Alla fine di questa campagna elettorale mi sembrava doveroso fare i complimenti al dottore Luigi Bonelli e alla sua lista per la riconferma alla carica di primo cittadino e augurargli un buon lavoro nell'interesse dell'intera comunità. Ringrazio poi tutti gli elettori della lista Liberi Uniti, i quali con il loro contributo hanno determinato un ottimo risultato per la nostra lista con la elezione di 5 consiglieri comunali. Ringrazio in modo particolare poi la comunità di Villavoro, la quale ancora una volta ha espresso grande dignità e libertà nella scelta elettorale, votando in massa la nostra lista e il loro rappresentante Domenico Scavuzzo. Un ringraziamento va rivolto a tutti i nostri attivisti che si sono impegnati durante la campagna elettorale credendo nel nostro progetto. Un grazie sentito io lo rivolgo anche a tutti i nostri candidati della lista Liberi e Uniti, i quali hanno espresso grande generosità, senso di gruppo e hanno espresso anche una fiducia nel sottoscritto accettando la loro candidatura. Loro, con il loro tributo di voti, hanno contribuito e sono quindi stati artefici e protagonisti dell'elezione dei nostri consiglieri comunali, i quali devono rappresentare le istanze dell'intero gruppo, in una logica che in una campagna elettorale non vince mai il singolo, ma vince l'intera lista. Infine, mi complimento e faccio gli auguri ai nostri consiglieri eletti, a Luciana Spedale, Lidia Messina, Mondo Livorsi, Domenico Scavuzzo e Filippo Giacobbe, i quali sicuramente opereranno nell'interesse della collettività, opereranno per il bene comune e tenendo presente sempre l'applicazione del principio dell'etica pubblica, perché il comune sia sempre più trasparente, perché l'attività amministrativa sia sempre più compresa dai cittadini e questo deve servire per avvicinare i cittadini alle istituzioni e dare fiducia alla politica.